La pressione arteriosa è la pressione esercitata dal sangue sulle pareti delle arterie durante la sistole e la diastole ventricolare, ovvero la contrazione e il rilassamento della pompa cardiaca. La pressione più alta si manifesta quando il sangue è spinto nella circolazione arteriosa dalla contrazione del cuore. Questa è conosciuta come la pressione arteriosa sistolica. Quando il cuore si rilassa, tra un battito e l'altro, la pressione sanguigna scende a livello più basso ed è nota come la pressione arteriosa diastolica. La pressione arteriosa è influenzata da fattori quali l'agitata cardiaca, l'elasticità delle arterie, il volume, la velocità e la viscosità del sangue. La pressione arteriosa è espressa in millimetri di mercurio ed è sempre citata come il rapporto tra la pressione arteriosa sistolica e la pressione diastolica. La misurazione della pressione arteriosa fornisce enormi informazioni sul rischio di sviluppare patologie renali o cardiovascolari, come ad esempio infarti miocardici o ictus. La pressione arteriosa deve essere mantenuta entro certi valori per assicurare un flusso ematico adeguato ai tessuti. Non deve quindi essere né troppo alta, per non danneggiare i vasi sanguigni, e né troppo bassa, facendo sì che il sangue non arrivi ai tessuti. L'ipotensione è una condizione clinica in cui la pressione arteriosa sistolica è inferiore a 100 mm di mercurio e la pressione arteriosa diastolica è inferiore a 65 mm di mercurio. È un disturbo lieve se associato a stanchezze e capogiri, o patognomonico se associato a cause cardiache, vascolari o del sistema nervoso autonomo. Studi clinici dimostrano che chi possiede stabilmente una lieve ipotensione correre meno rischi di contrarre patologie cardiache. L'ipertensione arteriosa è una condizione clinica in cui la pressione arteriosa sistolica è superiore o uguale a 140 mm di mercurio e la pressione arteriosa diastolica è superiore o uguale a 90 mm di mercurio. I soggetti ipertesi possono rimanere asintomatici per anni. Di solito, la comparsa di segni e sintomi specifici indicano la presenza di un danno vascolare. La conseguenza più comune dell'ipertensione è la coronaropatia, con angina e o infarto miocardico. L'ipertensione è una condizione multifattoriale, in quanto può avere diverse cause e tra le principali si includono un aumento delle resistenze periferiche, un aumento della gittata cardiaca e un aumento del volume intravascolare. L'ipotensione ortostatica si manifesta quando la pressione diminuisce significativamente all'assunzione della posizione eretta. In genere è accompagnata da lipotimia, obnubilamento e sincope. Sebbene l'ipotensione posturale possa avere differenti cause, tra le più comuni nei soggetti cardiopatici sono la diminuzione del volume intravascolare, l'insufficienza dei meccanismi compensatori di vasocostrizione e l'insufficienza azione del sistema nervoso autonomo. La pressione arteriosa può essere rilevata da un operatore sanitario con l'utilizzo di uno sfigmomanometro manuale a mercurio, aneroide o ibrido e uno stetoscopio. Oppure può essere rilevata a domicilio dal paziente stesso grazie a uno sfigmomanometro elettronico automatico. La misurazione a domicilio con strumenti automatici offre in genere valori di pressione arteriosa più bassi rispetto a quelli rilevati da un operatore sanitario, in quanto si evita la reazione d'allarme nota come White Coat Syndrome. L'ansia aumenta la pressione sanguigna, spesso di 30 mm di mercurio o più, e viene considerata come una reazione fisiologica definita come reazione d'allarme. Può verificarsi quindi in un reparto ambulatoriale. Una reazione d'allarme nei confronti di un operatore sanitario è comunemente indicata come White Coat Effect. Questo fenomeno porta pazienti normotesi a diventare ipertesi durante le rilevazioni ambulatoriali, per poi stabilirsi nei range ottimali al di fuori dell'ambiente sanitario. Inoltre, questa reazione soggettiva non è influenzata dalla conoscenza e familiarità con la tecnica. Il fonendoscopio è costituito da un tamburo metallico cavo, coperto da una membrana di celluloide, che fa da cassa di risonanza atta ad amplificare i suoni. Ha
Al tamburo è collegato un tubo in materiale plastico che si inserisce su una forcella metallica che termina con due auricolari. Il fonendoscopio permette l'auscultazione dei toni di Korotkov. Sono suoni sordi e ritmici causati dal passaggio turbolento del sangue nell'arteria. Si possono percepire appoggiando il fonendoscopio sull'arteria e se ne distinguono 5, che si manifestano progressivamente durante il rilasciamento del bracciale dello sfigmomanometro. Il primo tono identifica il valore della pressione sistolica, mentre la scomparsa dei toni, quinto suono, corrisponde al valore della pressione diastolica. Lo sfigmomanometro a mercurio è ancora lo strumento più affidabile, ma il suo utilizzo in futuro è fortemente minacciato a causa di timori sulla tossicità del mercurio, per cui sarà destinato a scomparire nella pratica clinica. Lo sfigmomanometro aneroide consente di misurare la pressione arteriosa attraverso un sistema di leve e molle. Entrambi gli strumenti hanno un sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio collegato, con dei tubi di gomma, ad una camera d'aria d'occlusione e consentono di misurare la pressione arteriosa in combinazione con l'auscultazione dei toni di Korotkov. Questi strumenti sono azionati manualmente attraverso una pompetta che gonfia la camera d'aria. Gli sfigmomanometri ibridi sono stati sviluppati recentemente e associano alcune caratteristiche degli strumenti elettronici a quelli auscultatori. Essi usano un rilevatore della pressione elettronico, trasduttore, simile a quello usato negli strumenti oscillometrici, come sostituto alla colonnina di mercurio. La pressione arteriosa viene rilevata nello stesso modo che con dispositivi a mercurio o aneroide, da un osservatore che, utilizzando lo stetoscopio, ausculta i toni di Korotkov. La pressione del bracciale può essere visualizzata con la distribuzione di un LED luminoso su scala graduata che simula la colonnina di mercurio mediante un display digitale o su un quadrante aneroide. Essi possono rappresentare un valido sostituto per gli sfigmomanometri a mercurio, poiché posseggono le migliori caratteristiche degli strumenti a mercurio ed elettrici. Inoltre, sono graditi dagli operatori sanitari, in quanto offrono la possibilità di misurare la pressione arteriosa usando la tecnica auscultatoria. Sta crescendo l'uso di strumenti automatici per la misurazione della pressione arteriosa. Tali strumenti possono eliminare diversi errori legati all'osservatore. Inoltre, non è necessario un lungo periodo di addestramento, come avviene per la tecnica auscultatoria, e questi strumenti possono essere utilizzati anche a domicilio dal paziente, oltre che nello studio medico. Un altro vantaggio di utilizzare un device automatico è la possibilità di ottenere una serie di misurazioni sequenziali e riconoscere automaticamente la media. Poiché i valori della pressione arteriosa sistolica e diastolica sono calcolati mediante algoritmo, coperto da brevetto, che non è svelato agli operatori, è necessario che questi strumenti siano validati da protocolli riconosciuti a livello internazionale. Indipendentemente dal fatto che la pressione arteriosa sia rilevata dal paziente stesso o da un operatore sanitario, e indipendentemente dal tipo di strumento utilizzato, per eseguire una precisa misurazione è necessario che il paziente osservi alcune banali raccomandazioni. Stare a riposo per almeno 5 minuti prima della misurazione della pressione, non parlare prima e durante la misurazione della pressione arteriosa, non accavallare le gambe durante la rilevazione, nei 30 minuti precedenti alla rilevazione non fumare, compiere sforzi fisici, assumere pasti abbondanti, bere caffè o tè non deteinato. Evitare la misurazione se si avverte una condizione di stress. Scegliere un luogo tranquillo con una sedia e un tavolo. Utilizzare sempre lo stesso braccio per tutte le rilevazioni domiciliari. Sedersi supportando la schiena e appoggiando i piedi al pavimento. Liberare l'arto nei indumenti, facendo attenzione che l'arrotolamento delle maniche dei vestiti, verso l'ascella,
non sia troppo stretto e non funzioni da laccio, alterando quindi i valori della pressione. Posizionare il braccio sul tavolo. Il braccio deve essere così posizionato a livello del cuore, più precisamente in prossimità dell'atrio destro, ovvero il punto medio dello sterno. Posizionare il braccio a livello del cuore risulta fondamentale per una corretta e precisa misurazione della pressione arteriosa, in quanto se si posiziona al di sotto del livello del cuore si verificherà una sovrastima della pressione, mentre se esso viene tenuto al di sopra del livello del cuore viene sottostimata. Applicare il bracciale. Il bracciale deve essere avvolto attorno al braccio, con il margine inferiore a 2-3 cm dalla piega del gomito. Inoltre, i tubi di gomma devono essere rivolti verso la mano e nel mezzo dell'arto. Premere il tasto Start sul misuratore elettronico per iniziare la rilevazione della pressione arteriosa. Quando i valori della pressione sono visibili, togliere il bracciale. Registrare i valori pressori ottenuti sul diario della pressione. Segnalare inoltre i seguenti rilievi: il braccio su cui viene effettuata la misurazione, data, ora e minuti dell'evento. Prima di iniziare la misurazione, informare il paziente sulla completa procedura, spiegare i problemi legati a ipotensione e ipertensione e, se il paziente è interessato, proporre del materiale informativo cartaceo, DVD o siti web dedicati all'argomento. Preparare un ambiente tranquillo dove effettuare la rilevazione. Preparare il materiale. Sfigmo, manometro e mercurio. Fonendoscopio. Eseguire il controllo del materiale, poiché nel sistema di tubi possono verificarsi perdite d'aria dovute alla comparsa di crepe nella gomma o al suo deterioramento. Far sedere il paziente. Nei pazienti anziani con ipotensione posturale o in trattamento con antipertensivi è possibile misurare la pressione ematica anche in posizione eretta, dopo un minuto dalla rilevazione nella posizione seduta. Scegliere il braccio. Se si tratta della prima visita, rilevare la pressione arteriosa in entrambi gli arti superiori. Se la differenza delle due braccia è maggiore di 20 mm di mercurio per la pressione sistolica e di 10 mm di mercurio per la pressione diastolica, consigliare al paziente una visita cardiologica. Scegliere il braccio con la pressione arteriosa più alta. Liberare l'arto da indumenti, facendo attenzione che l'arrotolamento delle maniche dei vestiti verso l'ascella non sia troppo stretto e non funzioni da laccio emostatico, alterando i valori della pressione. Posizionare il braccio. Il braccio deve essere così posizionato a livello del cuore, più precisamente in prossimità dell'atrio destro, ovvero il punto medio dello sterno. Posizionare il braccio a livello del cuore risulta fondamentale per una corretta e precisa misurazione della pressione arteriosa, in quanto se si posiziona al di sotto del livello del cuore si verificherà una sovrastima della pressione, mentre se esso viene tenuto al di sopra del livello del cuore viene sottostimata. Scegliere il bracciale. Bracciale grande, con una camera d'aria di 12x40 cm per i pazienti obesi. Bracciale piccolo, con una camera d'aria che misura 10x18 cm per gli adulti magri e bambini. Bracciale standard, con la camera d'aria che misura 12x26 cm per le braccia della maggioranza degli adulti. Fare attenzione che la vescica del bracciale deve circondare almeno l'80% della lunghezza del braccio e il 40% della larghezza del braccio. Se il bracciale non ricopre tale misura, optare per una misura più grande.
Un uso scorretto del bracciale può portare a misurazioni imprecise della pressione arteriosa e un bracciale con una camera d'aria di dimensioni inadeguate rispetto al braccio è un'importante fonte di errore. Stimare la pressione arteriosa sistolica utilizzando la tecnica palpatoria. La tecnica palpatoria consiste nel palpare l'arteria brachiale nella fossa antecubitale. Quando l'arteria non è più palpabile, osservare il manometro per rilevare il valore della pressione arteriosa sistolica. La tecnica palpatoria per la stima della pressione arteriosa sistolica può rilevarsi utile o indispensabile nei soggetti in cui i tuoni di Korotkov possono essere difficilmente auscultabili, come ad esempio pazienti in stato di shock, donne in gravidanza o durante esami diagnostici, come nel caso di una prova da sforzo. Questa metodica è inoltre indicata se si dovesse auscultare con un fonendoscopio il cosiddetto gap auscultatorio. Questo fenomeno consiste nella repentina scomparsa del primo tono di Korotkov dopo pochi battiti, per poi ricomparire successivamente. Utilizzando la tecnica auscultatoria, questo potrebbe portare a una sottostima della pressione arteriosa sistolica, mentre la palpazione non risente di tale gap. Reperire il polso brachiale nella fossa antecubitale con i polpastrelli delle dita indice e medio. Applicare il bracciale. Il bracciale deve essere avvolto attorno al braccio, con il margine inferiore a 2-3 cm della piega del gomito. Inoltre, i tubi di gomma devono essere rivolti verso la mano e nel mezzo dell'arto. Gonfiare il bracciale. Sgonfiare il bracciale. Il bracciale deve essere sgonfiato alla velocità di 2-3 mm di mercurio su battito o secondo. Stimare la pressione arteriosa sistolica. Rilevare la pressione arteriosa sistolica e diastolica mediante l'auscultazione dei toni di Korotkov. Appoggiare delicatamente il diaframma del fonendoscopio in prossimità del decorso dell'arteria brachiale. Non comprimere troppo il diaframma del fonendoscopio, in quanto potrebbe distorcere l'arteria, alterando la produzione del suono. Gonfiare il bracciale. Il bracciale va gonfiato rapidamente fino a 30 mm di mercurio superiore alla pressione sistolica precedentemente palpata. Posizionare il manometro. La colonnina di mercurio deve essere posizionata verticalmente a livello degli occhi e non deve essere più distante di un metro. Posizionare correttamente il manometro permette la riduzione di errori di parallasse. Rilevare la pressione arteriosa sistolica. Per la determinazione della pressione arteriosa sistolica si deve scegliere la fase 1 dei toni di Korotkov. Per la determinazione della pressione arteriosa diastolica si deve scegliere la fase quinta dei toni di Korotkov, ovvero la scomparsa dei suoni. Una volta rilevata la pressione arteriosa diastolica, sgonfiare rapidamente il bracciale. Registrare subito dopo la rilevazione i valori della pressione arteriosa sul quaderno o cartella infermieristica. Ripetere un'altra volta la misurazione della pressione arteriosa, dopo un minuto dalla precedente. Fare ciò evita la congestione venosa, che altera i suoni della seconda rilevazione. Rimuovere il bracciale. Registrare i valori dell'ultima misurazione effettuata. Eseguire la media aritmetica tra i due valori ottenuti dalle rilevazioni, per ottenere la pressione arteriosa media. Segnalare inoltre i seguenti rilievi. Posizione del corpo, ovvero supina, seduta o in piedi, il braccio su cui viene effettuata la misurazione, la circonferenza del braccio e le dimensioni della camera d'aria gonfiabile, le fasi quarta e quinta per la pressione diastolica, con discrepanze superiori a 5 mm di mercurio, se presente il gap auscultatorio, se presente lo stato d'ansia del paziente, il momento di assunzione di uno o più farmaci che possono influenzare la pressione arteriosa. Se viene utilizzato uno sfigmomanometro aneroide per la rilevazione, viene fatto riferimento alla procedura precedentemente descritta. Varia soltanto la posizione del manometro, in quanto il quadrante deve essere osservato di fronte,
con un occhio su una linea perpendicolare al centro della lancetta, osservare la posizione della lancetta e auscultare i toni di Korotkov. Se invece si utilizza uno sfigmo manometro ibrido, un LED luminoso su scala graduata simulerà la colonnina di mercurio.